Buonasera, stasera prepariamo un budino di pane, è un dolce molto facile da realizzare, tipico della tradizione sudamericana e il tempo di cottura è circa 45 minuti. In questa occasione la nostra ricetta sarà in versione completamente natalizia, aggiungeremo dell'uva sultanina e delle mandorle. Ok, questo è un budino molto semplice perché ha come ingredienti principali il pane, raffermo che abbiamo fatto, abbiamo messo a mollo per qualche ora nel latte. Mettiamo un po' di zucchero bianco perché andremo ad caramellare lo zucchero. Io aggiungo sempre qualche goccia d'acqua. Gli ingredienti sono il pane, un po' d'acqua. Andremo ad aggiungere del nostro latte. Questo è un latte scremato, un latte privo d'acqua. Si può usare anche il latte normale. Andiamo ad aggiungere il latte condensato. Aggiungiamo 6 uova, aggiungiamo lo zucchero di canna, essenza di vaniglia, della cannella in polvere. La densità del composto è questa, che non è né troppo liquida né troppo densa. A questo punto quello che noi andiamo a fare è ad aggiungere l'uva passa e per far diventare il dolce ancora più natalizio, comunque un dolce di Capodanno, aggiungiamo qualche noce. Mescoliamo il tutto e il nostro composto è pronto per essere infornato. Versiamo il nostro composto, andiamo a metterlo in forno a bagnomaria a 180 gradi, circa 40-45 minuti. E il budino è pronto.